questo è il dramma, no? È questo il ricatto occupazionale che vediamo anche in questi giorni in Basilicata sulle trivellazioni, e non è un caso che la Basilicata ha raggiunto il quorum. Ma come? Proprio lì dove si trivella, che c'è la maggiore concentrazione di petrolio, hanno votato contro le trivellazioni perché lo sanno che non porta sviluppo, lo sanno che lo sviluppo qui lo deve portare l'enogastronomia, il turismo, la cultura. Qui devono venire dei tedeschi a pagare per vedere come fate l'olio e il vino, neanche per mangiarlo, a pagare per vedere come lo fate e sborsare decine e decine di euro per un pasto incredibile siciliano. È questo il nostro petrolio. Certo, sono frasi che hanno detto anche dei politici tradizionali negli ultimi decenni, perché poi sono bravi con le parole, vanno in TV, sono bravi con le parole. Noi vi diciamo, non credete a quello che vi stiamo dicendo, verificate, verificate che se non è vero che restituiamo i soldi, che lavoriamo come pazzi, che non c'è un fine settimana, che non giriamo l'Italia, verificate. Poi sì, ci piace anche perché è una goduria riuscire a fare qualcosa per il proprio paese. A me piace, mi provo una soddisfazione personale, mi guardo allo specchio fiero di quel che stiamo facendo assieme. E vi ringrazio per questo. Signora, scenda giù. Come no? Vuole stare lì? Vabbè. Lei è del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sa. Pure voi, scendete giù, amiamo la piazza, disprezziamo quel divano, vedete la TV solo quando ci stiamo noi. Solo, poi cambiate subito, giusto Roberto? Solo, poi cambiate, così non gli diamo l'audience a loro.